qui con voi oggi per festeggiare questa giornata così importante per i matematici, per le donne matematiche. Io sono qui nella duplice veste di pianista e di matematico e di matematica e sono stata invitata a tenere questa lezione di piano nella quale prima di suonare vorrei trasferirvi e raccontarvi la mia duplice esperienza di matematica e di pianista attraverso delle considerazioni che sono strettamente personali, ma che ho il piacere di condividere con voi. Sono delle considerazioni che io ho fatto e che faccio comunque da tempo, anche stimolata da alcune interviste davvero interessanti che ho rilasciato a dei musicisti, musicologi e anche matematici. Ora, la matematica e la musica hanno tanto in comune, ma parlando della mia esperienza personale, posso dire che ciò che le accomuna, o so, se volessimo parlare in termini matematici, la loro intersezione, il massimo comune divisore, è costituito da disciplina, passione e determinazione. La disciplina è fondamentale perché il lavoro per costruire una preparazione per il pianoforte, per suonare il pianoforte, ma anche per costruire una preparazione in matematica, è una preparazione lunga. Il lavoro è lungo, serve del tempo, bisogna lavorare ogni giorno. Certamente con lo strumento è più complesso perché bisogna davvero lavorare tutti i giorni e tante ore al giorno, però bisogna lavorare, diceva Edison, un genio è 1% ispirazione, 99% traspirazione. Queste percentuali sono state anche leggermente variate, ma comunque questa verità, sacrosanta verità, è stata spesso e volentieri utilizzata da grandi musicisti, direttori d'orchestra, per sottolineare che il genio, la genialità, non è sufficiente se non è accompagnata da un lavoro serio, duro e costante. Ricordo quando ero bimba, appena entrata in conservatorio, io vedevo le bimbe un pochino più grandi di me che usavano il pedale e a me non era stato ancora consentito, non mi era permesso, non mi era stato insegnato, io aspettavo pazientemente quel momento e quando arrivò quel momento mi sentii di aver raggiunto chissà quale traguardo. Ecco, disciplina vuol dire anche fare quello che i maestri a cui ci affidiamo ci stanno dicendo. Io sono stata fortunata ad aver avuto in conservatorio una formazione eccezionale affidata a dei docenti straordinari. Ovviamente questo lavoro così lungo non può non essere accompagnato da una fortissima passione, perché chiaramente è un lavoro lungo, costante, in cui tutto è necessario, tutto quello che si fa anche in matematica, nulla si butta via, tutto si costruisce poco 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 alla volta. Ecco, per non annoiare, o addirittura non diventare addirittura antipatico, deve richiedere davvero grande amore e grande passione. E poi c'è la determinazione. Bisogna essere determinati per studiare uno strumento, determinati anche per studiare matematica. Probabilmente io adesso mi sto rivolgendo a un pubblico, a un uditorio un po' misto, diciamo, saranno colleghi matematici, ma immagino e spero anche studenti universitari e anche studenti di scuola che potrebbero decidere o stanno valutando di iscriversi a matematica. Ecco, la determinazione è fondamentale. Non bisogna mai, mai scoraggiarsi, avere sempre obiettivi, accettare sempre le sfide. Questo è un insegnamento che io ho ricevuto dai miei genitori, cioè mai mollare, mai gettare la spugna e mettersi sempre in gioco. La mia vita è fatta da continui obiettivi. Oggi ho un obiettivo, o magari più di uno, raggiunto il quale ce n'è subito, almeno un altro successivo.
Oltre a queste tre caratteristiche, c'è un altro aspetto che accompagna la mia matematica, la mia musica e la mia vita, e cioè la necessità, il desiderio, il piacere di condividere quello che so. Quando io entro in classe e prendo in mano i miei gessetti colorati, io sono lì per motivare i miei studenti, non sono lì per dare quattro regole o fare una dimostrazione, io sono lì per stimolare l'interesse degli studenti, sono lì per far capire agli studenti che quello è un discorso che si inquadra in un progetto più ampio, non gli fornisco un francobollo, cerco di spiegare qualcosa, di dare una visione sempre larga e ampia di quello che sto facendo. E quando io suono, ovviamente, certo, suonare già significa comunicare, già significa trasmettere al pubblico, però a me non basta, tra virgolette, nel senso che attraverso una formula che io chiamo conversazione concerto, io cerco di coinvolgere in tutte le maniere il pubblico, facendolo entrare nel pezzo che sto per eseguire, fornendo degli spunti, delle riflessioni, delle considerazioni, dei suggerimenti che possono essere utili per l'ascolto e che danno al pubblico la possibilità di capire meglio quello che sto suonando e spero anche quello che provo suonando. E penso di aver parlato abbastanza, quindi adesso è arrivato il momento di passare proprio alla mia conversazione concerto, alla lezione di piano. Il brano che ho scelto per oggi, per voi, è Les Jeux d'eau à la Villa d'Este, Giochi d'acqua a Villa d'Este di Franz Liszt. È un brano a me molto caro, anche perché venerdì prossimo esce il mio ultimo CD e questo brano è contenuto proprio in questo CD. Ora, questo è un brano estremamente significativo, non solo nella produzione listiana, ma nella letteratura pianistica. Questo è un brano scritto da Liszt quando soggiornava a Tivoli. Liszt ha amato tanto l'Italia, ha vissuto moltissimo in Italia. Questo brano è tratto dal terzo volume degli Années de pèlerinage e il secondo libro è dedicato interamente all'Italia. E il terzo libro contiene diversi brani dedicati proprio alla Villa d'Este. E questo brano è un brano dedicato alle fontane, agli zampilli, alle cascate, alle vasche di Villa d'Este a Tivoli. Nessuno prima di lui era mai riuscito a rendere in una maniera così efficace, così chiara, così precisa l'effetto del sonoro e, fatemi dire, anche visivo, a rendere i colori dei giochi delle acque, i suoni e i colori. Vi faccio sentire l'inizio, proprio per darvi l'idea di come, lavorando sul registro acuto, come vedrete, medio acuto per una gran parte del brano, e con queste sonorità così cristalline, quasi etere, l'effetto sonoro è davvero straordinario. Inizio il brano e lo inizio lentamente, quasi come prima lettura, e poi accelero alla velocità a cui poi che sarà la velocità di esecuzione, proprio per farvi apprezzare come una formula apparentemente semplice, elementare, in realtà con la velocità e col tocco diventi qualcosa di straordinario. Di questa villa straordinaria, del parco e delle acque di questa villa straordinaria. Ma il brano non ha soltanto i giochi di acqua, perché durante questi giochi di acque anzi, si inserisce poi della melodia. Ci sono dei frammenti, brevi frammenti melodici che vengono presentati e poi vengono ripresi in maniera geniale da Liszt. Ecco, il primo semplicissimo. E quindi è con le due mani,
sentirete poi durante il brano ripresa, Liszt la aggiunge ad un ulteriore gioco di acque, quindi le voci diventano tre, le mani sono due, ma i giochi diventano tre, e questa melodia passa alla parte interna, scende di un'ottava della sinistra, e quindi diventa... apparentemente così semplice, ma bellissima nella sua semplicità. E prima di arrivare alla fine del brano, però, vorrei darvi un altro paio di spunti di riflessione. Uno che basta leggere quello che aveva scritto Liszt, ci ricorda che questo è vero, è un brano dedicato alle acque, ma è un brano mistico, un brano religioso. La religiosità ha accompagnato tutta la vita di Liszt, che voleva già prendere gli ordini, i voti, da ragazzo, e fu dissuaso dalla madre. Ma poi, arrivati in età avanzata, questo richiamo forte era diventato irresistibile, e gli ultimi 20 anni della propria vita all'incirca li trascorse proprio a Roma, dopo aver ricevuto la tonsura e l'ordine dei frati francescani, frati minori francescani. Liszt scrive di suo pugno una parte, un brano tratto dal Vangelo secondo Giovanni 4,14, e una parte che dice proprio questo: anzi, è l'acqua che gli darò, sarà in lui sorgente di acqua che zampillerà per la vita eterna. Ora, questo ci fa capire che l'acqua è un tramite. L'acqua è un tramite, perché nel Vangelo secondo Giovanni si parla proprio dell'acqua della vita. E infatti, in tutto questo gioco, in questo divertimento di acque, c'è una parte che ha una sua valenza mistica, una valenza assolutamente lirica, intima, che riprendendo i temi che avevo fatto sentire precedentemente, però abbandona per un attimo questo sfavillio e si richiude un attimo in sé. Si percepisce in maniera assolutamente straordinaria. È elaborata e sviluppata questa parte più intima, meno sfavillante da un certo punto di vista, meno pirotecnica, si raggiunge il climax in un punto in cui Liszt abbandona, nel senso che si sposta dal registro acuto, casca su un registro grave. Quando dico casca, io percepisco proprio le cascate, perché quando passa da registro acuto così
L'acqua che cade da casca di continuo, la stessa acqua che si sposta e che cade in una vasca e che poi attraverso un'altra cascata va da un'altra parte e così via. E una volta arrivati in questo registro grave, si sentono come delle esplosioni. Io percepisco proprio immagino e vedo come dei giochi di artificio, non li chiamo fuochi d'artificio perché non sono fuochi, ma sono come dei giochi d'artificio fatti con le acque, perché solo così io riesco a giustificare questi colpi che sembra un'esplosione con una coda. Quindi, giusto per farvi anticiparvi qualcosa. Beh, non so se abbastanza, ma spero di avervi incuriosito a sufficienza per stimolare un po' l'ascolto di questo brano straordinario di Franz Liszt. Quindi per voi, Le Jeux d'eau alla Villa d'Este di Franz Liszt. Thank you.
Thank you.